Sportivi appassionati di calcio, buon pomeriggio dal Piola di Vercelli e benvenuti a Pro Vercelli Modena, 14ª giornata del campionato Serie B Win, una sfida molto importante per entrambe le squadre. Di fatto invece no, calcio verso la porta, la deviazione, palla buona per Lazarevic! Lazarevic al minuto 33, il Modena avanti con il secondo gol in campionato di Dejan Lazarevic. Lazarevic ha un altro passo, Lazarevic ne seguono in tre, accelera su Cosenza, Lazarevic era di rigore, Lazarevic, che gol di Lazarevic al minuto 39 della ripresa. Cosenza di testa, un assist per Iemmello al minuto 93, Iemmello trova il secondo gol in campionato. Siamo con Enzo Emanuelli, che è un vercellese trapiantato in Veneto, ma da sempre un grande tifoso della Pro Vercelli. Con lui commentiamo questa attuale situazione difficile delle bianche casacche. La situazione è difficile, lo sappiamo, bravo. Siamo terzultimi, purtroppo. La cosa più preoccupante è la completa mancanza di un gioco e la difesa che sta facendo acqua purtroppo a tutti i buchi. È stato il nostro punto di forza l'anno scorso, quest'anno una delusione in quelli che erano stati i suoi elementi migliori della scorsa stagione. Speriamo che si riprendano e che dire, purtroppo la situazione è questa. Siamo fiduciosi nel rientro di De Paola, che purtroppo è stato procrastinato per un altro mese e mezzo, e speriamo in una campagna acquisti riparatoria di gennaio che ci porti almeno due difensori e un centrocampista che dia un po' di sostanza a queste zone. Nei giorni scorsi si è innescata una polemica sul pubblico di Vercelli, che a dire di una parte della dirigenza della Pro non segue con l'adeguato numero le vicende delle bianche casacche. Tu cosa dici a riguardo? Purtroppo il pubblico di Vercelli è un pubblico che è affezionatissimo alla sua squadra, anzi forse negli ultimi tempi direi che la Pro Vercelli è diventato il punto, il fulcro della vita cittadina. È ovvio che i risultati così poco incoraggianti probabilmente hanno innescato un po' di delusione nel vercellese, però io sono sicuro che nel momento in cui è difficile ad ottenere dei buoni risultati, quindi muovere un po' questa classifica, la gente tornerebbe entusiasta allo stadio. Tu abiti a Padova e quindi hai la possibilità di fare un confronto sulle due città, al di là delle dimensioni, come vive la città di Padova, la squadra in Serie B, e come ritieni che viva, anche se sei distante da Vercelli, se ci sono delle differenze tra Padova e Vercelli al di là del dato numerico dei cittadini. Beh, è impressionante l'attaccamento della curva padovana alla squadra. Anche nei momenti di difficoltà della squadra, comunque i tifosi sono quasi sempre in numero elevato allo stadio. È ovvio che la città di Padova è abituata a dei palcoscenici recentemente più importanti rispetto alla città di Vercelli. La città di Vercelli sta vivendo, secondo me, ho vissuto fino adesso con entusiasmo il
fatto di essere ritornati in B dopo 64 anni, è ovvio che la mancanza di risultati scateni un po' di disaffezione, è normale, purtroppo questo sta nel calcio, da sempre così. Hai qualche suggerimento, insomma, a livello di opinione, di pensiero ad alta voce, per la dirigenza, qualche soluzione che potrebbe attivare per riavvicinare quella parte, quella frangia di tifosi che si è disaffezionata e che preferisce magari guardare la partita in televisione, visto che quest'anno c'è questa possibilità? Questo è difficile da dire quale possa essere un valido consiglio, anzi. Direi che non ce n'è, e dal punto di vista tecnico, visti i tuoi trascorsi, dimmi, scusa caro. No, se non quello di ottenere dei risultati, è ovvio che con i risultati ritorna anche il pubblico, questo è indiscusso, è indiscutibile. Quali pedine devono essere modificate nello scacchiere dell'11 della Pro? Anche questo è ovvio che chi fa... vede gli allenamenti tutti i giorni e lo stato dei giocatori sicuramente può dire di più e meglio di me. Da quello che le prestazioni che io ho visto della squadra, quello che penso possano dare i giocatori, io darei farei una linea un po' più giovane sia a centrocampo che in attacco, darei fiducia a questi ragazzi che secondo me sono molto forti e hanno sicuramente davanti un grosso futuro, quali De Silvestro sulla fascia sinistra, perché le poche apparizioni che ha fatto sono state buone e mi hanno impressionato. Proverei questo ragazzo di cui tutti parlano un gran bene, che è questo Innocenti, questo italo-argentino, sì, che gioca nella primavera, che stabilmente, che io proverei per dare un po' di sostanza a questo centrocampo. E poi io penso che davanti Iemmello in questo momento sia il giocatore più in forma. Tu che hai brillanti trascorsi nel mondo del calcio, quale modulo ritieni attualmente sia più adatto per una squadra? È chiaro, il modulo dipende dai giocatori che si hanno a disposizione, ma tu come la vedi? Io vedo che in questo momento, essendo la difesa la parte più debole del nostro schieramento, questo è un dato indiscutibile, visto che il numero di reti subite è assolutamente elevato, mi sembra che il modulo che adesso stia utilizzando Camolese del 3, chiamiamolo 3-5-2, chiamiamolo 5-3-2, esatto, sì. Poi in realtà è un 5-3-2, mi sembra che tutto sommato sarebbe quello che io adotterei, però questo... in Italia si sa, sono tutti tecnici. Poi... un commento sull'attuale situazione della Pro nel campionato di Serie B. Parlo? Certo. Volevo dire, secondo me Rizzi, no? Ha fatto una dichiarazione... Sì, c'è riferimento all'intervento dell'amministratore delegato. Sì, giustamente... loro hanno sbagliato la campagna acquisti, adesso mandano le accuse a tutte alle altre persone, e quindi secondo me sono loro che non meritano la Serie B come dirigenti. Dovrebbero essere un po' più oculati, dovevano essere un po' più oculati nella campagna acquisti. Non si prende dei brocchi all'ultimo momento, gente con un'età di 34 anni. Quindi, se si lasciava la squadra come ha fatto la Ternana, e con due acquisti come potevamo fare noi, poi a gennaio si vedeva di fare i dovuti ritocchi. Ci possiamo risollevare? Secondo me non lo so, ho i miei dubbi. Poi sto Camolese, secondo me, è un altro sbaglio, sbagliatissimo, perché non si può. La domenica prima Germano ha giocato bene, Iemmello è stato il migliore e non me li metti, cioè Germano mi fai dei cambi sbagliatissimi, De Silvestro che era una vita che non giocava più, cioè anche qui no, forse non, sono tutti nel pallone qui. Continuiamo a tenere come il cinema di Bauci, Lino Bauci. La situazione non è una bella situazione, e allora la commentiamo con equilibrio. Con equilibrio
e anche tanta sofferenza. Sinceramente non so quale possa essere la ricetta per uscire da questa situazione, perché le componenti che ci portano così in basso in classifica secondo me sono molteplici. Magari la campagna acquisti sbagliata, magari un allenatore che non si confà attualmente a quella che è la rosa a sua disposizione. Quello che fa male, insomma, secondo me, riassumendo tutto, è vedere la Pro Vercelli che in questo momento non è all'altezza. C'è una possibile ricetta per uscire dalla io crisi? Io questa non la conosco. Io ho una speranza che, essendo che a gennaio il campionato è fermo tutto il mese, e si possa un po' rifare la preparazione atletica, magari integrare la rosa con degli acquisti pesanti. Chi salviamo da questo momento? Vedi, queste sono altre interpretazioni invece. Sì. Continuiamo a lottare. Continuiamo a lottare. Non fino a partire da Varese. Esattamente, certamente, ci saremo. Grazie. Questa Pro che non va. È un po' una crisi, Mario, dalla C1 alla B c'è tanta differenza. Il salto è stato troppo rapido. Ho fatto una, secondo me, una compagnia acquisto adeguata. Siamo con una vecchia gloria della Pro, Pensotti, e 5 anni con le bianche casacche. Il calcio è cambiato molto, il pubblico forse anche. Ah certo, c'è il calcio, io non mi piace più tanto il calcio. Anzi, ma i tifosi all'epoca com'erano? Erano più appassionati e più tolleranti. Adesso litigano e basta. Ma non è più una partita di calcio, è una guerra adesso. Come si esce da una situazione di questo tipo quando la squadra non va? Bisogna cambiare la cultura del calcio. Guardi dove giocano meglio il calcio, bisogna tornare. E per la squadra invece? Quando la squadra non funzionava, i giocatori, voi come vi... Noi eravamo più amici, prima di tutto eravamo 9 di Vercelli. 9 di Vercelli, beh. Poi c'è i due forestieri, adesso sono vercellesi doc anche loro. Ed erano? Erano Bosisio e Rossi. Ma... Era una famiglia. Ai miei tempi il campo lì, della, adesso che chiudono tutto, sbarramento tutto, era una grande merenda lì. Sì, era una grande festa. Sì. C'erano meno vincoli per accedere allo stadio, i biglietti. Vincoli, si andava lì. Lei la segue ancora la squadra? No, non seguo più neanche il calcio. Perché? Perché mi sono disinnamorato del calcio. Prima di tutto perché non mi piace come gioca, poi quando pensi al calcio scommesse... Vabbè. Parla adesso, fai parlare il Manuel. Il Manuel invece la Pro la segue. Seguo, però cioè io cioè speravo che la Pro Vercelli andasse in Serie B e che non facesse momentaneamente sta fine. Ma ci possiamo risollevare? Ma secondo me no. Come no? No, perché secondo me lì ha cambiato tutta la squadra ed è stato sbagliato tutto dall'inizio. No, tra 4 giocatori da B. 3 o 4 giocatori da B. Da B, che abbiano ancora fame, che abbiano voglia di vincere, eh? Va bene, forza Pro. Molto critica e non so se riusciremo ad uscirne. Come potremmo uscirne? Un bel dilemma. Trovare una medicina per sta squadra è molto difficile. Si può salvare qualcuno o qualcosa? Io salverei il portiere e finché c'è stato in campo Appel Pires. E adesso che non c'è? Adesso la vedo dura perché a centrocampo patiamo un casino. Ma secondo te conviene attendere gennaio o guardare al mercato degli svincolati? Adesso come adesso è meglio aspettare gennaio, perché con gli svincolati, non so, nomi interessanti... Ma non lo so, si diceva di Allegretti, però, si diceva, però bisogna vedere in che condizioni è, infatti, insomma. A questo punto è meglio aspettare gennaio, sperando in qualche almeno 3 innesti buoni, uno per ruolo. E sul dibattito che si è aperto intorno al pubblico, il seguito, il numero... Il problema è tutto dipende dal fatto della crisi, i soldi e tutto, poi la gente vede che non arrivano i risultati, ovviamente Vercelli è una città che appena non arrivano i risultati stanno tutti a casa. La società potrebbe, come dire, incentivare, agevolare... Sì, potrebbe fare qualcosa in più anche la società, magari fare entrare a prezzi stracciati, ecco, tipo esatto. 5 euro. Ecco, in questi momenti serve... In questi momenti, esatto, serve incentivare, magari fare entrare gratis i ragazzi fino a... 12-13 anni e gli altri tifosi, vabbè, a parte gli abbonati, gli altri farli pagare 5 euro il biglietto in tutti i settori. Tra la Pro di Braghina e quella di Camolese tu vedi delle differenze?
No, mi sembra sempre la stessa solfa, non vedo nulla di nuovo. Però la speranza c'è. La speranza è quella di che venga fuori qualcosa di positivo. E anche i giocatori che tirino fuori gli attributi. Gli attributi. Sì, perché non, cioè, vedo anche per come giocano, creano pochissime occasioni da gol. Fanno tutto gli avversari. A certo. Centrocampo patiamo da matti, infatti siamo sempre in minoranza. Speriamo. E speriamo anche che ti ribocchi e la butti dentro una volta tanto, che gli arrivi qualche pallone giocabile. E dunque siamo al lunedì, ripresa degli allenamenti, e la Pro continua a stentare. È vero, più che stentare sembra proprio un disastro, è una cosa, ciao. Non lo so, non so cosa si possa fare, perché mi sembra che hanno provato a fare di tutto. E cosa si può fare? I giocatori li hanno provati, togli questo, metti l'altro, non cambia la situazione. Non tutti. Va bene, dai. Non tutti chi? Non tutti, abbiamo visto, avevamo una tribuna illustre. Sì, chi manca? Mancava, c'era Di Piazza in tribuna, Marconi, Rosso, sì. Germano, ciao. E un altro, e le Casoli. Sono cinque giocatori che per me hanno, non dico tutti, ma almeno un qualcheduno ha la capacità di giocare per la grinta in Serie B. Gente come Rosso che ci mette l'anima, che esce fuori con la bava alla bocca, come Casoli che è capace di arare il terreno. Sono giocatori che vanno bene in Serie B perché sono capaci a correre, che ti danno l'anima. Lasciamo perdere la tecnica è un'altra cosa, però in Serie B se non corri, se non metti l'anima, non vincerai mai una partita. È il medesimo discorso che si poteva fare alla C1. Se non corri al giorno d'oggi nel calcio, anche in terza categoria, e non cambia niente, oggi corrono e basta, la tecnica passa in secondo piano. Ma chi salviamo di sabato? Io dico Calvi, non per una grande prestazione che ha fatto, ma perché dopo tanto che non gioca, secondo me ha fatto molto, molto di più del giocatore che ha già giocato, tipo i vari Spinati, poi i vari Masi, che secondo me vale zero. Un'altra cosa, ti vorrei dire una cosa. C'era Caridi che stava giocando bene il secondo tempo, cioè perché l'ha tolto Caridi? 20 minuti. Primo tempo l'ha dimenticato, ma il secondo tempo 20 minuti stava giocando bene. Perché l'ha tolto? Lì non c'è Caridi che tenga. Insomma, il discorso è questo: tu metti chi vuoi, si adatta al tran tran della squadra, c'è niente da fare. Non c'è nessuno che ha un colpo. Ma quindi voi non avete visto cambiamenti da Braghina Camolese? Peggioramente, indietro, molto indietro. Sono stati dei giocatori, diciamo così, senza idea, spaesati. Non sapevano quali erano gli ordini da applicare. Per me sono stati giocatori che non sapevano. Ma quindi è un problema psicologico? No, non so, non ho capito se sono i giocatori che non capiscono gli ordini del mister, o è il mister che ha delle idee confuse. E questo lo dico col grande rispetto. Non abbiamo giocatori per fare il modulo che fa lui, secondo me. Giusto come dice il signore. Non si può giocare. Io non posso parlare. Perché? È il suocero di Romero. Ah, sì. Non può parlare. Non con me. Non si può. No, il discorso è che c'è tanta confusione. Solo confusione, è troppa confusione. E non c'è gioco. Completamente. Ognuno si prende la palla in difesa, si calcia avanti. E sono le prime cose che un allenatore dice ai suoi giocatori. Non fate questi lanci in verticale che non servono a niente, il difensore è fermo, li aspetta e perdiamo la palla. Ultima cosa, non so se voi avete notato, anche come commentatore, senz'altro l'avrai notato, nelle prime mezz'ora, 35 minuti, io ho notato 3 cambiamenti di modulo, o no? Sì. Questo vuol dire che non sono i giocatori che non sanno quello che fanno, probabilmente è chi distruisce, che non è capace a trasmettere le proprie idee. Ma secondo voi la società dovrebbe incentivare un afflusso maggiore di pubblico, con tutto il rispetto per gli abbonati? Dopo quello che ha detto l'amministratore delegato, non voglio parlare su queste cose, perché vediamo la realtà di Sassuolo, di Cittadella, e il presidente del Sassuolo e Cittadella non si sono mai lanciati contro. Ci sono delle realtà, abbiamo visto un Albino Leffe che è rimasto una vita in Serie B, aveva 200 spettatori per partita.
i presidenti, i dirigenti continuano a dire che l'incasso è una cosa, diciamo così, secondaria nell'economia del calcio, ma evidentemente non è così. Voi come la pensate sul pubblico? Dico ancora quello che ho detto prima. Ieri, andando alla Mondadori, ho letto i vecchi libri della Pro Vercelli. Nel 2001, 2002, 2003 c'erano molti più spettatori, di meno numericamente, però erano anche due categorie di meno, quindi sì, era molto di più. Cioè, c'è stato uno stacco, tanti anni di sofferenza, bisogna ricostruire. 40 anni fa qui c'erano 7-8 mila persone. Anche 10.000, sì. Cioè, è chiaro che se la squadra risponde la gente viene allo stadio, ma quando la squadra non risponde la gente non viene. Poi anche una questione di prezzi. È una questione di prezzi. È una questione di televisione. E non è una questione che ne so io, ma ce ne sono tante questioni che messe tutte insieme. C'è anche la questione che il campo non c'era. C'è la questione importantissima, l'accesso allo stadio. Non si può venire a vedere una partita che sembra di entrare in un campo in una prigione, un lager, non lo so io. Come si fa? Dovremmo fare dei mini abbonamenti adesso. Mini abbonamenti, è l'unica cosa. E poi vorrei anche spezzare una lancia per tutti i commercianti che ci sono qui in via Massawa, che vengono privati di un guadagno di ore e ore nel giorno di sabato, che per loro è il giorno migliore. Una volta qui, il giorno di sabato, quando c'erano le partite, tenevano aperto proprio perché c'era maggiore incentivo ad andare al commercio. Ora invece è tutto chiuso, non vale più la pena nemmeno. Infatti c'è gente che alle 7 chiude proprio perché non c'è più nessuno che va a comprare. E anche questa è una cosa che dovrebbe essere messa, valutata e rivalutata a favore di commercianti. Le società hanno accettato i soldi delle televisioni. Le televisioni li fa giocare di sabato. Sabato ci sono tutti i supermercati, da tanti uffici, c'è un mucchio di gente che lavora, ma va da sé che è difficile per una persona programmare un abbonamento, ma è normale, giocano di venerdì, adesso giocheranno una partita alle 6, di lunedì, qualsiasi ora, questo porta a un abbandono degli stadi. Hanno accettato i soldi delle televisioni e quindi o li prendi di qua o li prendi di là. Secondo voi ci risolleveremo da questa posizione di classifica? Sarà molto difficile. Molto difficile. Vediamo a gennaio cosa succede, chi scende sul mercato. Io pensavo che i giocatori che abbiamo non fossero così male e continuo a pensare che non sono così male. Anch'io oso pensare, cioè so che non sono quelli che sono e vorrei tanto che venissero valutati giocatori che non sono mai stati presi in considerazione né da Ciccio Braghi e né da Giancarlo Camolini. Sono palliativi, è lo stesso. Cioè io per esempio, volendo coprirsi, io penso che Marconi e Rosso davanti alla difesa, piuttosto che giocare con 5 difensori, sarebbe il massimo. Eccolo. Se vuoi coprirti. Eccolo. Ma non giochi con 5 difensori che vanno in confusione. Eccolo lì, si battono la testa insieme. Io Marconi è uno che non toglierei mai. Mai. Marconi c'è qualsiasi ruolo che gioca, va sempre bene, terzino, davanti alla difesa. È uno che si difende bene. Speriamo. Speriamo bene, va. Carta a carta. Allora, è migliorato qualcosa? Stai scherzando? Allora, lo spirito, no. Dopo aver letto certe dichiarazioni del numero 2 della Provercelle, Fabrizio Rizzi, sulla stampa di sabato, che non so se avete le seguite, io mi sento offeso e quindi voglio solo rispondergli che di dilettante è lui e che i cittadini di Vercelli per 4 domeniche sono andati a Piacenza con oltre 1000 persone, quindi non rompa il... Non può fare un cazzo. Censura, presenti la squadra come si deve, porti i biglietti in biglietteria e non fare code di un'ora e mezza per venire allo stadio, in uno stadio dove ci stanno... sono talmente arrabbiato che non vado a giocare. L'unica cosa che secondo me...
dovrebbero fare una partita il mercoledì o il giovedì contro squadre di quarta serie o C2, l'unica cosa. E poi diciamo che aspettare a fine dell'andata per i nuovi acquisti, perché adesso sarebbe un po' prematuro, perché non si sa chi cambiare. Quindi no agli svincolati, vedere a gennaio al mercato. A gennaio sì, perché al massimo saremo a 3 punti dalla salvezza, da fare gli spareggi, perché più di tanto no, perché abbiamo delle squadre tipo Lanciano, tipo anche altre squadre che non riusciranno a staccarci di tanto, quindi secondo me aspettare sì, e riscattarsi. Aspettarsi, intanto vedere in queste 5-6 partite cosa succede, poi al limite se l'allenatore diciamo non riesce a raccogliere dei punti, ci sarà ancora diciamo da chi. Fare tornare Braghino o altre persone, quindi aspettare anche le prime acquisti, secondo me. Durante la Pro, stia andando come sta andando, la Pro vince la Varese con almeno dopo il discorso. Meglio evitiamo di parlare di questa situazione, ma anche sinteticamente. Come si dice in televisione, perché la risposta potrebbe compromettermi o potrebbe incriminarmi. Ma non c'è niente da salvare o comunque una speranza di ripresa? Io... se sapessi queste cose farei dirigente della Provercelli o della Juventus. Ci vuole poco fare il dirigente della Provercelli, con quelle che hanno detto. È meglio che vada, non so più cosa dire. Sono arrivati in Serie B per, sono deluso. Per grazia ricevuta, le vogliono far pesare sulla gente. Vogliamo salvare qualcuno da questa. Ritorni Braghin. Non so chi salvare, io so che tutte le settimane cambia formazione, non è così che si porta avanti il discorso, a meno che stia provando a trovare la soluzione migliore, però fino adesso non l'ho ancora trovata. Sempre cambiare è controproducente, se prova vuol dire che non ho ancora trovato la soluzione migliore, questo è quello che penso io. Poi può darsi che siano i giocatori che non siano in grado di fare queste categorie. Ma si sono viste differenze tra la Pro di Braghin e la Pro di Camolese? Pochissimo. In principio quando è arrivato Camolese ho visto un pochino più di grinta, un pochino più di velocità, però le ultime 2 o 3 prestazioni sono come prima. E sulla questione del pubblico? Il pubblico purtroppo Vercelli è quello che è, non si può pretendere. La settimana prima quando pioveva forte non è che puoi pretendere che vengano 3 o 4 mila persone allo stadio. Poi la gente la tiri se la squadra fa delle buone prestazioni. Se fai delle cattive prestazioni anche il pubblico è un po' deluso, non viene. Certo che loro come dirigenti sono di Vercelli, sapevano benissimo com'è la situazione, potevano pretendere di avere 4-5 mila persone allo stadio, considerando anche quello che c'è. Per Varese cosa si potrebbe cambiare? Si potrebbe cambiare, prendere 2 o 3 della Juventus, 2 o 3 dell'Inter, 2 o 3 del Milan. Quelli che ci sono non bastano. Ma secondo me no, a meno che improvvisamente. Ma sono limiti tecnici o psicologici? Un po' uno e un po' l'altro. Tra l'altro ho anche sentito che c'è stata Maretta negli spogliatoi, da quello che mi hanno raccontato. Questo poi magari non c'entra niente con, però è logico che l'ambiente, se è sereno, non si mettano le mani addosso. Quando le cose non vanno bene poi. Ma tra il Crotone e la Pro c'erano 2 gol di differenza? No, sicuramente, guardando gli uomini che c'erano in campo, solo che tutti hanno qualcosa in più. Io da quello che ho visto praticamente noi siamo più scarsi. Grazie. Ma sei venuto anche abbonato? Ma sei venuto anche abbonato? Non sei venuto. Che cazzo deve fare? Ha preso il secondo gol, cosa deve fare? Deve coprire. Ma chi c'è davanti a lui? C'era una luce, che cazzo ha fatto la luce? L'ha fatto entrare in aria quello lì. Si fa scartare come se quello è saltato come un ma cosa deve fare lui?
E non mi vengano a dire che Ranellucci non è adatto alla Serie B. Ranellucci l'hanno spento anche loro. Ogni tanti che no, l'hanno spento, l'hanno maltrattato, l'hanno nauseato probabilmente, non lo so, è giù di morale. Comunque Ranellucci per me può giocare benissimo in Serie B, ma nella sua posizione e con due terzini un po' di sé. Ok, non c'era l'Inde del Valle, non c'era tutta la squadra. Io ringrazio tutti i dirigenti, i giocatori dell'anno scorso, perché quello che ho vissuto a Modena non lo vivrò mai più, neanche campassi cent'anni. Quindi grazie a tutti e speriamo bene. L'anno scorso la difesa è stata perfetta, è stata così segnalata come la migliore difesa di Europa, perché avevamo il centrocampo che filtrava Rosso, Marconi, e io sottolineo Rosso e Marconi e Spinal. Quest'anno non c'è più il filtro, questi si vedono arrivare le palle come, sai quando sparano le palle da tennis per giocare, pim 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 pim, non possono stipare. È chiaro che anche Masi, che se ne parliamo male, ma lui non ne può niente, povero Cristo, lui e Ranellucci non possono essersi imbrocchiti nel giro di 3 mesi. Compagno di grandi avventure, di trasferte da qualche tempo, per commentare la situazione attuale della Pro, una situazione critica. Massimiliano, di. Ma direi, come hai detto tu, una situazione critica, è vero. 3 sconfitte di fila, di cui 2 in casa. Quella di sabato contro il Crotone è stata più grave rispetto a quella col Modena, perché il Crotone è un diretto concorrente per la salvezza. Spiace ripetersi, ma ciò che dispiace ancora, ciò che dobbiamo rilevare come sempre, è la mancanza di gioco, la mancanza di voglia. La Provercelli pecca in fase di costruzione, i giocatori che avrebbero dovuto fare la differenza non la stanno facendo, la stanno facendo negativamente, e a questo si aggiungono le gravi disattenzioni difensive, che in una categoria come la Serie D, stiamo qua a ripetercelo, i ragazzi avrebbero dovuto impararlo, fino a loro non si devono commettere. Hai ancora fiducia in un recupero? Un po' meno. Ma piuttosto sfiduciato. Dobbiamo veramente aspettare fino a gennaio, qualche punticino dovremmo farlo comunque, anzi qualche punto pesante, fino a partire da Varese sabato. Camorese ha detto che le prime somme si tireranno a gennaio, io dico che mancano 6 partite e bisognerebbe fare almeno 10 punti. 10 punti. Sì. Io spero in un pareggio a Varese, anche se è un campo difficile. Dai che ce la facciamo. Siamo con Hervé Sacchi e Stefano Fonsato e Raffaella Lanza con Massimiliano Muraro per un giudizio su quello che è il momento attuale della Pro, un momento complicato. Hervé. È un momento complicato dalla quale si spera che la Pro Vercelli possa già uscirne nella partita trasferta contro il Varese. È una gara comunque difficile, perché la squadra lombarda ha sicuramente delle individualità che in questo momento la Pro Vercelli sta pagando. Abbiamo visto contro il Crotone che aveva un Gabbionetta che comunque è rimasto nel box, non è uscito fortunatamente, però è riuscita a comunque a trovare altri giocatori che nella singola partita hanno trovato degli exploit. Migliore di nome di fatto si è rivelato forse l'elemento aggiunto della squadra calabrese, e quindi la Pro Vercelli in questo momento sta pagando sia l'individualità che dei problemi psicologici che evidentemente ci sono in questo momento. Grazie, è arrivato anche Vittorio Gelso di Tutto Sport, a lui chiediamo un giudizio dopo la conferenza stampa del lunedì di mister Camolese. Qual è la tua opinione? Mister ha parlato ancora di lavoro, di tranquillità che deve arrivare, di consapevolezza della propria forza. Mi sarei stupito per un discorso diverso. È chiaro che in situazioni del genere cerchi quella tranquillità che non è così facile da trovare, perché 2 partite in casa, 0 punti, ovviamente incidono sul morale e sulla classifica. Poi non credo che in questa fase ci possano essere altre ricette che il lavoro. Tu sei fiducioso? Sei soddisfatto delle tutte le scelte del mister? sono fiducioso, soddisfatto di tutte le scelte del mister. Dopo che perde 2 partite è difficile, ma siamo un po' tutti allenatori, no? Siamo un po' tutti commissari tecnici, quindi faremmo tutti meglio degli allenatori quando le cose non vanno bene. Ti aspettavi dopo queste partite di Camolese una situazione diversa?
Ma mi aspettavo una situazione diversa dopo aver visto la partita di Brescia e di Spezia. Non credevo che un'involuzione del genere ci riportasse all'1-4 con lo Juve Stabia. Praticamente è questa, una squadra svuotata di idee. Stranissimo, perché invece credo che anche col 3-5-2 abbiano fatto bene. Vedevamo Raffaella Lanza annuire. Grazie Vittorio. Le parole di Vittorio, perché come diceva lui, dopo la cura camolese delle prime gare, che sembrava aver sortito un effetto positivo con il pareggio a Brescia e la vittoria contro lo Spezia, adesso 3 KO, ma soprattutto, come diceva Vittorio, un'involuzione nel gioco, una Provercelli con poche idee svuotate, una Provercelli soprattutto che sembra non riuscire a creare un gioco, a creare azioni, a presentarsi con un bel gioco sotto porta, cioè vediamo palle lunghe, vediamo poche idee in campo. Poi, per carità, magari ci sta l'ordine del dire cerchiamo di non prendere gol e per in un certo senso lasciare aperta fino all'ultimo la partita, però sta pro i gol li prende sempre e alla fine quando si sveglia è tardi, perché magari è sotto di due reti, come è accaduto per esempio domenica contro il Crotone, una partita che doveva essere secondo me giocata diversamente proprio perché sul Crotone bisogna fare la corsa, certo, la corsa salvezza. Certo. Stefano, la tua opinione, poi un giudizio sull'umore dei tifosi. È normale che i tifosi non siano soddisfatti, le contestazioni, gli appunti. Sì, è normalissimo. E Vercelli, bisogna mettersi in testa che Vercelli non fa differenza, ma non siamo in un altro posto, in un posto speciale, per carità è speciale per noi, però non è che differisca molto da altri, quando anche se si arriva da due annate stupefacenti, meravigliose come quelle della Provercelli, purtroppo arrivi in Serie B dopo 60 anni, ma se perdi la solfa è sempre quella, le contestazioni ci sono, che siano più o meno pacate, questo dipende sempre molto dalla piazza e dall'ambiente, però ci sono, perché fondamentalmente, oltre ai tifosi che effettivamente vanno nel contestare anche civilmente, vanno a cogliere il segno, fondamentalmente sono quelli che danno più fastidio, mi pare di aver capito, sono i rumors, e queste cose le fanno chi? Gli occasionali, e gli occasionali come li convinci? Con le vittorie. Bisogna mettersi il cuore in pace da quel punto di vista lì, perché come ho detto noi qua non si è diversi da nessun altro. Per quanto riguarda la squadra, come appena detto adesso Camolese, e questo aggiungo io, non solo va tratti durante le partite, probabilmente anche il rendimento fa pensare che ci sia un rendimento alterno anche dal punto di vista delle giornate, del risultato finale, non solo durante i 90 minuti. È proprio qui che Camolese deve lavorare. Però in trasmissione da te avevo detto che in questo ciclo di vittorie che ci accompagnerà fino a Natale, la partita che mi preoccupava di meno era quella contro il Verona. E contro il Varese, adesso dovremmo giocare contro il Varese, e Varese è un'altra candidata per andare su in Serie A. Probabilmente giocando queste partite la Provercelli ha la possibilità di giocare la mente molto più serena, come d'altronde è capitato contro il Brescia e come è capitato in casa contro lo Spezia. Probabilmente più l'avversario di alta levatura, più in una situazione di incertezza del genere, sai, dici vado in campo, non ho nulla da perdere, probabilmente qualcosa lo porti a casa, insomma, io me lo auguro. E grazie, mettetevi tutti belli vicini e vediamo con una domanda finale che cosa vorreste vedere cambiata al di là dello spirito contro il Varese. Qualche cambiamento in campo? Ma come dice Camolese non è che puoi cambiare così tanto per cambiare. Quindi cioè, teniamo un centrocampo con Calvi, Caridi e De Spinale. Chi puoi mettere? Cioè nel senso... Chi possiamo mettere? Cioè, Calvi sì, mi è piaciuto, lo terrei. Io farei sempre il solito... Io fondamentalmente sono d'accordo con le scelte di Camolese. Fondamentalmente l'unica cosa che farei è riproporre la formazione che ha battuto lo Spezia. E cioè inserire Scavone al posto di Caridi, perché secondo me dà un po' più di ordine con quel 3-5-2 fisso, c'è più velocità in campo. Sei d'accordo? Sicuramente bisognerebbe vedere un altro atteggiamento, soprattutto nelle fasi iniziali della partita. La squadra penso che sia una delle migliori, certo è che forse la velocità di Iemmello e di Silvestro in questo momento potrebbero anche fare la differenza, soprattutto a gara in corso. Vercelli si appresta ad affrontare il Varese
Gara ancora una volta che presenta alcune difficoltà, come se già non fossero sufficienti quelle che settimanalmente i bianchi devono superare partita dopo partita in un campionato di Serie B che è sempre più in salita. A Varese si mescolano ragioni tecniche a ragioni, diciamo, psicologiche. L'ultimo confronto con i Lombardi segnò una disputa tra i tifosi e noi speriamo che tutto sabato possa andare per il meglio sugli spalti e possa andare bene anche in campo. Il Varese di Castori non sta attraversando un periodo brillante. Guidato nella dirigenza da Rosati e Montemurro, conoscenze vercellesi, dirigenti all'epoca di Paganoni, mai sufficientemente troppo valorizzati, e questo non fu un bene, si ritrovano ora alla guida di una formazione che ha ambizioni ed è proprio per questo che, visti anche gli ultimi risultati un po' altalenanti del 11 allenato da Castori, la panchina potrebbe essere posta in discussione e la gara con la Pro Vercelli si presenta come una sorta di bivio. Quanto alla squadra allenata da Camolese, beh, ora noi non aggiungeremo granché sulla formazione. Possiamo solo dire che il centrocampo schierato contro il Crotone, partita brutta e sconfitta per 2-0, è un centrocampo che difficilmente potrebbe reggere all'urto dei Lombardi. Con tutto l'affetto verso Mauro Calvi, che dispone certamente di eccellenti geometrie, non possiamo pensare che l'onda d'urto avversaria possa essere frenata dal solo Vinicio, perché Spinal corre su e giù per il campo, si sfianca, è costretto ad allenamenti differenziati ad inizio della settimana, ma da solo non può farcela, anche perché Caridi alla fine potrebbe essere veramente solo un lusso per una formazione che ha bisogno di essere operaia, lottare, sporcare la maglia e provare a portare via almeno un punto dal difficile campo lombardo per avviare una risalita non semplice.